Benvenuti nella classifica dei più bei giochi di Crash Bandicoot realizzati dai fan. Io sono The Lot, ma mi avrete riconosciuto perché sono lo stesso che dice ciao, sono The Lot negli altri video. Vi lascio con i 5 giochi più belli di Crash Bandicoot realizzati dai fan. In più, a fine video troverete uno speciale bonus. Quinta posizione su Retro World, dove Crash sarà il protagonista dei vecchi giochi retro, come ad esempio questo qui, Super Mario, in cui le caratteristiche sono uguali sia a Super Mario che Crash. Abbiamo lo stesso attacco, dobbiamo recuperare il cristallo viola, e una volta recuperato il cristallo viola potremo tornare nella Warp Room, dove potremo selezionare un altro gioco retro. Questo qui è il primo, Super Mario Crash, il secondo è Sonic. Ovviamente sapete che Crash Bandicoot è stato anche ispirato a Sonic. All'inizio veniva chiamato anche Sonic S, perché ovvero Sonic visto dal lato del culo, praticamente. Ecco qui, ho preso il cristallo. Questo gioco è molto carino, abbiamo anche le casse, abbiamo lo stesso attacco. Possiamo anche trovare Uka Uka. L'unica cosa che è un po' buggato nei salti. Vi faccio vedere adesso, praticamente nei salti si blocca a metà aria, eccolo qua, praticamente si blocca a metà, si blocca in aria, si blocca a metà cubi, boh, però comunque piacevole. Il terzo è Pac-Man, il mondo di Pac-Man, Pac-Man's World. Qui è praticamente un semplice labirinto da finire, l'ho velocizzato un po', eccolo qui, praticamente noi siamo Pac-Man, finiamo il labirinto, una volta finito il labirinto torneremo nella Warp Room, trovato il cristallo. Eccolo qui, l'ho velocizzato. Questo qui è l'altro. Qui parleremo con i personaggi, raccoglieremo le casse, avremo una piccola battaglia con questo Froggit e torneremo nella Warp Room. Qui c'è un livello segreto qui dietro, una specie di asteroid, in cui dovremmo affrontare Uka Uka saltando ed evitando gli asteroidi. Quarta posizione troviamo tutte le mod di GTA di Crash Bandicoot, ce ne sono svariate, questa qui è una delle più simpatiche, diciamo. Ne troverete tantissime dove potrete giocare come Crash, ci sarà Crash Team Racing o comunque tantissime ispirate a Crash Bandicoot. Sarebbe inutile citarle tutte, vi faccio vedere solo questa qui. Comunque in quarta posizione abbiamo tutte le mod ispirate a Crash Bandicoot. In terza posizione troviamo Crash Time Twister, è di sicuro il gioco di Crash Bandicoot fatto dai fan più famoso, fatto dal creatore, e partì in questo progetto da un progetto scolastico in cui fece un livello di Crash, questo qui è Tomb Raider. Partendo da questo livello ne fece anche un altro che è Future Frenzy. Potete trovare tutti e due i livelli scaricandolo dalla sua pagina, potete anche fare una donazione. Questo progetto nasce per essere un vero e proprio Crash 3 Remastered, però come sappiamo dopo l'annuncio di Crash Remastered fatto dalla Sony il progetto si è fermato, quindi questo progetto si ferma a questi due livelli. Questo è di sicuro quello più famoso, potete notare come le texture siano state migliorate, anche la giocabilità è molto più fluida, nonostante ci siano ancora degli errori per i salti e per le collisioni. Come potete vedere alcune cose ancora sono da migliorare, però come abbiamo detto è un progetto ormai morto. Il creatore ha dichiarato di non volerlo più finire, anche perché sarebbe inutile visto l'uscita di Crash 3 Remastered. Vi lascio gli ultimi secondi di gameplay dove potete ammirare le texture e ci vediamo per la seconda posizione dei giochi più belli creati dai fan. In seconda posizione troviamo un altro bellissimo videogioco di Crash Bandicoot, che è Crash Bandicoot Frost, creato da un fan, creato con le immagini nuove di Crash nuova generazione, ma che ricorda i vecchi livelli di inseguimenti come quello del dinosauro, dell'orso polare e della palla di pietra.
Qui possiamo vedere delle bellissime texture e una telecamera che segue Crash in maniera eccellente. Questa qui è esattamente Crash visto davanti. E la cosa bella è che troviamo uno squalo che ci insegue. Il livello, come il livello dei dinosauri, è ambientato in un'epoca passata, nell'esattezza nell'epoca dell'era glaciale. E quello che ci segue è un megalodonte. Noi dobbiamo scappare in questa era glaciale e non farci prendere da questo megalodonte. Praticamente, anche se ci sentiremo sicuri, in qualsiasi momento lo squalo potrà uscire ed attaccarci, mantenendo la tensione sempre alta fino alla fine del livello. Ed eccoci arrivati alla prima posizione con Crash Bandicoot The Secret Place, il videogioco di sicuro fatto meglio dai fan, un gioco davvero fatto bene, con bellissime immagini, una grafica eccellente. Semplice, ma comunque ottime animazioni, tantissime varietà di livelli. Non dimenticatevi di aspettare fine video per il video bonus per il videogioco fuori classifica. Ed eccoci al videogioco fuori classifica, ovvero Dottor Neocortex Conquest, un bellissimo videogioco bidimensionale realizzato con Game Maker, un programma che andava di moda tantissimi anni fa, che permetteva di programmare dei videogiochi in bidimensione con semplici codici in C++ o comunque con semplici sistemi drag and drop col mouse, quindi molto semplice da utilizzare. E venivano anche discreti lavori come questo. Io vi saluto, vi lascio alle immagini più belle di questo videogioco e ci vediamo alla prossima.